occasione dei 25 anni di attività della Galleria, presentiamo una mostra personale di Nile Toroni, che ha ideato un progetto espositivo improntato intorno al numero 25. Dal 1967 Toroni interviene su vari supporti con impronte di pennello numero 50, a 30 cm di distanza l'una dall'altra, in una riflessione incessante sul senso stesso del fare pittura. Al piano superiore presentiamo un intervento muro con 25 impronte di pennello che si ripetono nello stesso numero nella grande tela posta sulla parete adiacente. Nella sala attigua abbiamo realizzato un acrocage di 25 carte con una singola impronta di pennello. Al piano inferiore Nile Toroni ha pensato di esporre un'opera del 1987 composta da 25 tele disposte lungo l'intero perimetro dello spazio espositivo, in un dialogo stretto con l'ambiente e con lo spettatore. E come sempre da vecchio pittore, come dico, pittore non artista, do da vedere solo pittura, cioè l'impronta che lascia il pennello, l'arnese che serve generalmente per far pittura e l'impronta di colore che lascia quando è carico di colore. E mi interessa è quello, vedere in funzione dei luoghi, degli spazi, rivelare sti spazi grazie del colore e della pittura, cioè le impronte di pennello. Tutta la pittura di Toroni è basata sulla scelta di applicare alla superficie una impronta di pennello, questo gesto che produce in un certo senso sempre lo stesso lavoro, in realtà è sempre diverso, perché l'altro presupposto di questa scelta radicale di espressività coniugata ai minimi termini implica che la pittura da atto impositivo, un'imposizione morale da parte dell'artista, diventa un atto che si relativizza allo spazio. La sua pittura, sempre uguale, sempre diversa, in modo sempre nuovo, vitalizza, almeno cromaticamente, gli spazi e anche con il ritmo visivo che l'impronta determina. Thank you.
In occasione della mostra viene pubblicata una monografia bilingue contenente un'intervista immaginaria a Niele Toroni. Il volume ripercorre il lavoro del pittore nel corso degli anni in collaborazione con la galleria, sia negli ambienti della galleria stessa che in spazi pubblici, tra cui le opere permanenti realizzate a Morterone e a Villa Pisani Bonetti.